In questo video voglio parlare degli errori più frequenti che fate nei curriculum che mi inviate per le varie posizioni lavorative che pubblico di tanto in tanto sui miei canali social, Facebook, Twitter, LinkedIn ed ovviamente Instagram. E ovvio anche sul blog di Living on the Way. Siete pronti? Sigla! Notato che gli italiani quando scrivono un curriculum in inglese fanno sempre gli stessi sbagli. Oh, è incredibile! Su qualche errore si può anche sorvolare, perché sbagliare è umano e sempre si deve tenere presente che si sta scrivendo in una lingua diversa da quella nativa, ma spesso e volentieri sono così tanti e così grossolani che il più delle volte vengono direttamente cestinati. Ricordatevi che il CV serve a farvi avere un colloquio. Se non riuscite ad ottenere appuntamenti per i colloqui, il vostro CV non sta facendo bene il proprio lavoro. E questo significa necessariamente che l'avete scritto male. Incominciamo quindi con una top 20 degli errori più comuni nei CV inglesi scritti dagli italiani. Al 20° posto, non mettere gli esami universitari che hai fatto oppure il nome dei professori. Metti la tesi solo se è un argomento che serve per il lavoro per il quale ti stai candidando. 19° errore, non mettere sesso, stato civile, quindi se sei sposato, divorziato, eccetera, eccetera, data di nascita e foto nel curriculum. 18° errore, non mettere di saper usare il PC o internet, elenca i programmi software che sai usare. Sai, vero la differenza tra hardware e software? Beh, perché se non lo sai, evita proprio di scrivere che sai usare il computer. Stammassandì. Al 17° posto, non elencare i tuoi obiettivi se non sono di beneficio per l'azienda. Quindi niente, voglio migliorare l'inglese o voglio fare esperienza. Ma se invece voglio mettere in pratica, per esempio, in un contesto diverso le skill che posseggo. Le skills, plurale. È un esempio. Continuiamo col 16° posto. Non elencare le lingue straniere che non conosci bene abbastanza da poter usarle sul campo lavorativo. Non usare le sigle B1 e C2, eccetera, eccetera, per descrivere la tua conoscenza delle lingue. Non dire nemmeno scholastic, non vuol dire niente per un'azienda inglese. Tutte quelle stronzate italiane, lasciatele perdere. 15° cosa da non fare. Non elencare tutti i posti di lavoro degli ultimi 20 anni. Concentrati piuttosto solo sugli ultimi 5 anni. Fai un riassunto del resto, altrimenti sai che palle. 14° sbaglio. Non dividere il lavoro pagato e quello non pagato. Mettete tutto nella stessa lista. 13° cosa da non fare nel curriculum in inglese per voi italiani. Non usare frasi fatte e banalità come hard working individual with proven records of teamwork o cose del genere. Cerca di dare esempi concreti e lascia perdere queste frasi che non servono a niente. 12° cosa che mannaggia non dovete fare, anche perché è proprio inutile. Non mettete la legge italiana sulla privacy. Che cazzo, mi sembra ovvio, no? Che ne sanno gli inglesi della legge sulla privacy in Italia? All'11° posto degli errori più frequenti inseriti nel CV inglese da noi italiani, mettere references available on request. Ovvio, controllano sempre tutti i vostri datori, ex datori di lavoro. È logico che uscivete a fare. 10° sbaglio, ragazzuoli miei. Non elencare le associazioni culturali, sportive, politiche o religiose a cui appartieni se non hanno niente a che fare con il lavoro per il quale ti stai candidando. Cosa ne importano? Strafaccione numero 9. Non mettere hobby che non richiedono skills che possono servirti sul lavoro. Al colloquio puoi usare gli hobby per mettere in evidenza come ti interessa fare una tal cosa o come hai raffinato certe skills, quindi scegli bene. Mettere viaggiare spesso è pericoloso, possono pensare che ti stanchi facilmente e poi te ne vai. 8° sbaglio, non mettere gli indirizzi dei posti dove hai lavorato o delle scuole dove hai studiato. Metti la città. Basta. 7° importante errore. Non dire che sei stato licenziato o i motivi per il quale hai lasciato il tuo precedente lavoro. Testo elemento che non dovete mai inserire. Lo stipendio che percepivate. Siate furbi. 5ª cosa da non fare. Se non hai appena finito la laurea, meno di 3 mesi fa, non mettere i tuoi titoli di studio prima dell'esperienza del lavoro. 4ª sciocchezza che non dovete assolutamente fare. Non mettere scuole medie e superiori. Se hai la laurea, è scontato che sei andato a scuola. Se hai la maturità, non mettete le scuole medie e le elementari. Perché lo fate? Ed ora saliamo sul podio. I 3 errori più frequenti che commettono gli italiani quando scrivono un CV in inglese. Il CV sta per curriculum vitae.
terzo sbaglio. Non usare un indirizzo email ridicolo come per esempio The Italian Stallion o Sexy Kitty oppure mi piace la zucchina @yahoo.it. Se avete la possibilità aprite una nuova email con un dominio .com o .co.uk. In questo modo non capiscono nemmeno da dove state venendo, eh? Meno discriminazione. Del caso. Secondo sbaglio. Non usare il formato doc. Non sapete che tipo di programma utilizzeranno i vostri datori di lavoro, quindi magari per non incorrere in errori di visualizzazione utilizzate un formato che è facilmente riconoscibile da qualsiasi computer. Il PDF per esempio. E primo sbaglio, lo sbaglio degli sbagli. Non dovete dire che siete in UK per un'esperienza lavorativa, lasciando tra le righe intendere a chi legge che ora state cercando sì qualcosa a Londra, ma magari un giorno volete spostarvi altrove. Tenetevelo per voi. L'azienda investirà energie e soldi su di voi. Ma se fate capire sin dal principio che probabilmente un giorno me ne andrete, molto probabilmente investiranno le loro energie su un indianino che vuole stare lì per tutta la vita. Un video un po' lunghetto, ma spero utile per chi stia cercando informazioni sul come scrivere correttamente un curriculum in inglese. Metti mi piace, lasci un commento, iscriviti al canale, premi la campanella accanto al tasto iscriviti, condividi, sposati, vai a lavorare, saluti e figli maschi e ciao!